contestualizziamo un po' il tutto, perché mi trovo in Norvegia? Mi trovo in Norvegia perché quest'anno ho deciso per la magistrale di fare l'Erasmus nel mio secondo anno di magistrale, nel primo semestre in particolare, per cui mi sono trasferito in Norvegia dall'8 di agosto e spenderò tutto il primo semestre qui fino a dicembre, perché qui finisce prima e gli esami sono tutti a dicembre, per cui tornerò a gennaio in Italia. E niente, questa è la storia del mio primo giorno in Norvegia e dei successivi giorni in cui ho dovuto trovare di fretta e furia una nuova sistemazione, perché la situazione della prima casa era veramente insostenibile e mi sono bastate poche ore per capirlo e scapparmene subito. Poteva iniziare meglio, ma ho cercato di riprendermi dopo aver passato le prime 2 ore sul letto, fermo immobile, perché sono arrivato distrutto emotivamente. Trovarmi davanti a questa situazione mi ha fatto crollare, ma dopo un paio di ore di blackout mentale mi sono ripreso immediatamente e ho cercato subito una nuova sistemazione che ho trovato fortunatamente molto in fretta e anche molto molto bella, dove mi trovo veramente molto bene. Fatto in tempo ad arrivare, sì, sono sudato e devo già ritrasferirmi. Adesso vi spiego meglio. Bene ragazzi, cosa c'è da dire? Sono arrivato a Trondheim, ho trovato una casa a dir poco imbarazzante, che è veramente terrificante. E niente, sono rimbalzato indietro a vedere le condizioni igieniche di questa casa. Mi sono sentito un po' perso, diciamo, da solo in un paese in cui non ero mai stato. Però vabbè, mi sono attivato subito la sera per trovare un'altra sistemazione. Adesso il proprietario di casa mi sta tirando un po' di beghe, ma penso di avere tutto quanto dalla mia parte e lui tutto contro, perché non entro nel dettaglio, ma ha fatto un bel po' di cazzate anche lui, senza avvisarmi che fossero illegali. Detto questo, ci vediamo domani mattina per fare un tour della casa nuova, che è veramente molto bella, appena stata ristrutturata. E niente, fatemi sapere nei commenti poi cosa ne pensate. The next day. Bene ragazzi, da qui inizia il nostro room tour, mettendo il codice, ci sono dentro le chiavi. Apriamo la porta. Qui tutti tolgono le scarpe prima di entrare, usanza norvegese. Allora, appena entrati abbiamo un appendiabiti sulla sinistra con un piccolo bagno. C'è il flash, non ci sono le luci perché stanno facendo un lavoro all'impianto elettrico, cambiando il contratto. E qua, subito sulla sinistra, appena arrivati, c'è la cucina, macchina del caffè, piano induzione, un tagliere, una bella vista sull'esterno e abbastanza grande. Due frigoriferi, uno gigante, solo frigor, e due frigor e congelatore, poi pianta finta, chiaro. Proseguendo dritti per il corridoio abbiamo il soggiorno con una mega televisione Panasonic da tipo 70 pollici probabilmente, un divano, un tavolino, un caminetto e la zona giorno è questa qui, il mio zaino. Questa vetrata bellissima che dà tanta luce, che probabilmente a dicembre non ci sarà. Poi tavolino con due sedie, romantico con le candele. Poi cosa abbiamo? Al piano di sotto c'è una stanza abbastanza grande. Qua c'è un'altra stanza dell'altro ragazzo che è già arrivato, mentre gli altri tre ragazzi non sono ancora arrivati. Sopra c'è la mia, non ve la faccio vedere perché mi manca ancora l'armadio. È abbastanza piccola rispetto all'altra, però delle condizioni decisamente migliori. Poi abbiamo, vabbè, quella lì è la mia roba che mi sono appena lavato, asciugatrice, lavastoviglie, bagno, lavandino, specchio, un vetro su fuori, la doccia, anche questa nuovissima, stendibiancheria. Poi qua abbiamo la prima camera, che non è mia, peccato perché è bella grande e spaziosa. Letto gigantesco, una piccola cassettiera, un appendiabiti che per ora anch'io,
E poi la sedia con la scrivania. Qui abbiamo il letto, piccolo, non sono abituato. Io qua avrò qui l'armadio e qui lascerò l'appendiabiti, mentre da questa parte avrò la scrivania. E il solito cestino con il letto, con le cose tutte IKEA. La casa è veramente molto bella, appena finita, completamente ristrutturata da zero. I padroni di casa sembrano davvero delle brave persone, ragazzi giovani che abitano proprio qui vicino a noi, proprio nella parete opposta, una casa, è una bifamiliare divisa in due, metà l'affittano. E niente, è iniziata male, però dai, poteva andare peggio perché ho trovato subito una sistemazione in cui mi trovo davvero bene per ora. È veramente vicina a due supermercati, ce n'è un altro un po' più lontano da quell'altra parte, però è veramente tutto comodissimo, è solo 15 minuti dall'università, per cui ci sta. E dopo l'house tour, piccolo giro in centro città. Sul mare,